È quello che resta della Renault Clio dove hanno trovato la morte due sorelline licatesi, Alessia e Chiara Bruna, di 9 e 3 anni. Alla guida dell'auto c'era la mamma, Angela Camilleri, 28 anni, rimasta ferita in maniera grave. Intorno alle 21.30 di ieri la donna assieme alle due bambine percorreva la strada statale 115 nel tratto di collegamento tra Licata e Gela vicino ai lidi balneari. Stavano tornando a casa quando un SUV BMW X5 con a bordo quattro giovani è piombato addosso alla piccola utilitaria. Dopo lo schianto il fuoristrada si è ribaltato. Angela Camilleri e le figlie sono rimaste intrappolate nella vettura. Per liberarli dalle lamiere contorte del mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Chiara è morta quasi subito ai primi soccorsi. Il cuore di Alessia, la più grande delle due sorelline, ha cessato di battere all'interno di un'ambulanza durante la corsa verso l'ospedale licatese. Vani i tentativi dei medici di strapparla alla morte. La giovane mamma è stata trasportata all'ospedale di Licata. Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente feriti i quattro occupanti del SUV, medicati negli ospedali di Gela e Licata. I carabinieri della compagnia di Licata hanno effettuato i rilievi ed ora stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della collisione. Secondo i primi accertamenti, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia. Sarebbe stata una manovra azzardata, accompagnata dall'alta velocità, da parte del conducente del fuoristrada a causare il tragico incidente stradale.